villaggio vicino a Klagenfurt, gli sciatori austriaci hanno pensato di complicare le cose. Hanno creato una pista nelle strade principali e hanno attaccato i campioni locali al traino delle moto. In sella ad esse i migliori assi dello Speedway, nel quale gli austriaci sono specializzati. Come sulle piste di cenere vanno all'impazzata sulla neve. Per poco qualcuno non ci rimette l'ossa del collo. La caduta è più spettacolare che pericolosa. Il fondo nevoso fa da materassa. Chi si gioca l'ossa del collo ad ogni curva è il sidecarista, che deve equilibrare la slittante moto. Questa corsa Steyr applicata agli sci interessa molto gli americani, che sono venuti in Austria ad ingaggiare motociclisti e sciatori per una tournée oltre Atlantico. Ecco l'ultima curva e il traguardo in fondo al viale. Ha vinto Hans Hübner, a 18 anni, è studente, andrà in America. Corse al galoppo sulla neve? No, anche qui sciatori al traino, questa volta di quadrupedi. L'innovazione in Europa è dovuta agli svedesi, che dopo qualche gara disputata negli anni scorsi hanno organizzato quest'anno un vero e proprio campionato della specialità, poiché anche i norvegesi si stanno appassionando alla novità e presso i canadesi tali gare sono da tempo in voga, si prevede un campionato mondiale per il prossimo inverno. Occorre una pista ampia con dislivelli minimi, alla velocità ci pensa il cavallo anche se non si tratta di una gara veloce né di gran fondo. È infatti un autentico slalom con porte regolari che il quadrupede inanella una dopo l'altra, badando a non perdersi lo sciatore. Talvolta se lo perde per un cascatone. Classico incidente per ogni slalom che si rispetti. Disinvolti cavalli, impacciati gli sciatori. Sul cavallo a dondolo la piccola si allena per quando sarà grande. Si tirerà dietro uno sciatore biondo biondo, magari sino all'altare.